Eccomi oggi a presentarvi un nuovo dispositivo per un'auto dotata di CarPlay. Ora, CarPlay è una bella invenzione perché permette di collegare il telefono, l'iPhone, al pianto dell'auto e quindi di poter utilizzare alcune applicazioni che solitamente sono sul telefono. Il problema di CarPlay però è che è un po' limitata come piattaforma, quindi non ci sono tantissime applicazioni. Si possono utilizzare applicazioni per ascoltare la musica, alcune per il navigatore satellitare, quindi per farsi portare a destinazione, però mancano tantissime altre applicazioni, quindi è una piattaforma innovativa ma comunque molto limitata, quindi non c'è la possibilità di poter installare per esempio tutte le applicazioni che si vogliono. Fortunatamente c'è una soluzione a tutto questo che consiste nell'acquistare un dispositivo per sbloccare le funzionalità di CarPlay. Il dispositivo di cui vi sto parlando è questo qui, una piccola scatoletta che si chiama Picasso, che consente di collegarsi a CarPlay, quindi all'impianto dell'auto, di sostituirsi a CarPlay e mettere a disposizione una piattaforma basata su Android per poter poi usare e installare qualsiasi tipologia di applicazione. Quindi in pratica, per utilizzare questo piccolo dispositivo, basta scollegare il proprio telefono e quindi collegarlo all'impianto dell'auto attraverso il cavetto USB. Una volta connesso all'impianto dell'auto, occorrerà qualche secondo affinché il dispositivo si avvii e che venga riconosciuto dall'auto. L'impianto dell'auto lo riconoscerà come se fosse un dispositivo CarPlay, quindi come se fosse un iPhone. E quindi si andrà ad interfacciare all'impianto dell'auto mettendo a disposizione una piattaforma tutta nuova, con applicazioni e quant'altro, come se avessimo a disposizione un tablet con Android. Il Picasso, infatti, è dotato di un processore quad core, quindi di 4 GB di RAM e una memoria interna da 64 GB che possono essere utilizzati per salvare file e installare le varie applicazioni. Oltre a questo è dotato di uno slot per installare una memory card aggiuntiva, una micro SD che consente di espandere la memoria di altri 128 GB. Il Picasso quindi mette a disposizione tutta una serie di applicazioni, alcune sono già preinstallate, altre si possono installare perché basta configurare il Play Store e poi poter installare qualsiasi applicazione. Ora io l'ho collegato ad un impianto di infotainment di un Audi A4 di vecchia serie, quindi senza il display touch, ma il Picasso ha un'interfaccia che può essere comandata anche con i controlli fisici e quindi può essere utilizzata tranquillamente attraverso i controlli fisici dell'auto, quindi è compatibile anche con display non touch. Alcune applicazioni, come dicevo, sono già preinstallate, per esempio c'è Netflix, c'è VLC, Waze e altre se ne possono installare. C'è il, naturalmente, file manager per poter navigare all'interno della memoria e quindi navigare all'interno delle cartelle che eventualmente si hanno sia sulla memoria interna che su quella esterna. C'è il browser per navigare e quant'altro. Ora, per utilizzare tutte le funzionalità, come qualsiasi altro dispositivo smart, occorre fornirgli una connessione dati. Ora, in questo caso si può optare per diverse opzioni, perché si può collegare sia il Picasso a un hotspot Wi-Fi, quindi si va nelle impostazioni e quindi si può configurare la rete Wi-Fi. Una volta stabilita la connessione dati, poi si potrà accedere a tutte le applicazioni, quindi anche per esempio navigare su internet con Chrome, oppure ad esempio si possono avviare le applicazioni di streaming. E per esempio guardare i video di YouTube, cosa che con CarPlay tutto questo non è possibile. Poi l'interfaccia è dotata con una schermata con le applicazioni disposte su due righe che possono essere poi navigate orizzontalmente, ma si può anche cambiare la visualizzazione dell'interfaccia
per accedere a un'interfaccia un po' più tradizionale come quella che siamo abituati a visualizzare sui tablet basati su Android, perché il sistema operativo che equipaggia il Picasso è proprio un sistema operativo basato su Android 9.0 con tutte le funzionalità appunto della piattaforma di Google, con la possibilità di installare applicazioni di qualsiasi tipo. Per passare da una schermata ad un'altra comunque è disponibile questo controller che troviamo in alto. Toccando lo schermo si può visualizzare questi tre pulsanti in alto che servono per muoversi all'interno dell'interfaccia, il tasto home per tornare alla schermata principale, come il tasto per tornare indietro, che può essere utilizzato anche per effettuare lo split screen. Poi naturalmente, se si vuole continuare a utilizzare il telefono con l'impianto dell'auto, quindi continuare a utilizzare CarPlay, non bisogna scollegare il Picasso dall'auto e collegare il telefono, ma si può collegare direttamente il telefono. E cosa positiva è che si può collegare il telefono in modalità wireless, quindi senza utilizzare alcun cavo. Quindi basterà andare nelle impostazioni Bluetooth per collegare il telefono, e una volta che si è collegato il telefono puoi avviare questa applicazione che poi effettua il collegamento al proprio telefono, e quindi se si ha per esempio un iPhone si potrà quindi accedere alle funzionalità di CarPlay e continuare a utilizzare appunto il proprio iPhone. Quando si vuole tornare di nuovo all'interfaccia del Picasso basterà toccare lo schermo, toccare il tasto home e quindi si tornerà al Picasso. Quindi si può fare uno switch, quindi un passaggio dal Picasso all'iPhone, quindi a CarPlay, e viceversa, in modo molto semplice e molto veloce. Ora io ho provato un po' questa Picasso, ho provato anche altri dispositivi simili, devo dire che il sistema operativo, la piattaforma del Picasso è abbastanza stabile, non mi ha dato problemi, si è dimostrata affidabile, la compatibilità con l'impianto dell'auto su cui l'ho provata è stata, diciamo, ottima, così come l'ho provato anche su display touch e non mi ha dato alcun problema. Le dimensioni sono molto contenute, quindi è molto facile da mettere in tasca e portare via con sé. Diciamo che il Picasso, quello che posso dire del Picasso è che si tratta di un dispositivo molto pratico, perché con questo dispositivo posso sbloccare le funzionalità dell'auto, è molto facile da utilizzare, non bisogna configurare granché di cose, e lo posso utilizzare anche con diverse auto, quindi lo posso staccare da un'auto e collegarla ad un altro. Quando lo faccio, quando lo collego ad un'auto per la prima volta, ricalibra la risoluzione per adattarsi allo schermo, quindi al display che si trova nell'impianto della propria auto. Diciamo che il costo non è diciamo dei più contenuti, perché è un dispositivo che costa circa 300 euro, però basta considerare il fatto che consente di sbloccare tutte le funzionalità dell'impianto di infotainment della propria auto per comunque ripagarsi della spesa, perché diciamo senza dover cambiare auto si può avere una piattaforma multimediale completa all'interno della propria auto, e con il codice sconto che trovate nella descrizione di questo video è possibile acquistarlo anche ad un prezzo più vantaggioso e più contenuto. Il Picasso è prodotto da Autocast, di cui ho già provato altri dispositivi per avere CarPlay wireless, e in questo caso con un'unica spesa, sì che non è delle più piccole, però comunque con un'unica spesa si ha sia il dispositivo che consente di collegare l'iPhone, ma anche un telefono Android in modalità wireless all'auto, sia un dispositivo capace di sbloccare tutte le funzionalità di CarPlay e così poter utilizzare per esempio qualsiasi applicazione per guardarsi video in streaming, navigare e fare qualsiasi cosa direttamente dallo schermo dell'auto. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima prova.